Tifosi nerazzurri appassionati di calcio giovanile, un saluto da Filippo Sartirana, benvenuti allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, 29esima giornata del campionato primavera, Inter-Bologna, penultima di regular season. Satriano fa una gran cosa, grande lavoro di corpo di Satriano che calcia anche in porta, spacca in due la porta del Bologna, Inter in vantaggio al minuto 14, super gol di Martin Satriano. Va Zanotti con le mani, Satriano la sponda al centro dell'area, Casadei al volo con il sinistro, colpisce in maniera un po' sporca, blocca Prisco, sinistro Rabbi, sponda per Ruffolucci, prova a chiudere l'1-2, Sottini in qualche modo, Rabbi in rovesciata, non inquadra lo specchio, prima occasione buona per il Bologna, parte Zanotti in posizione regolare affrontato da Annan, pallone in mezzo, Satriano col piattone, traversa. Grande palla di Zanotti, tutto solo, una sorta di rigore in movimento. Non può controllare, rimessa regalata all'Inter. Palla che passa, Satriano con il destro. Colpisce un po' sporco con l'esterno. Velo di Casadei. Fonseca lavora il pallone con l'esterno da Lindquist che pensa al tiro in porta. La palla probabilmente è entrata. Questo è il tentativo bellissimo di Lindquist. È gol abbastanza netto, palla che ha sorpassato la linea in maniera decisamente netta, questo era gol. Oristanio va direttamente in porta, traversa, secondo legno colpito dall'Inter, dopo quello di Satriano arriva anche la traversa di Oristanio, traiettoria perfetta, in traversa piena. Satriano prova ad autolanciarsi, va anche al cross in mezzo sul secondo palo, palo di Zanotti, terzo legno dell'Inter. Questa è la grandissima giocata di Satriano, Zanotti fa la cosa giusta e prende la base del palo, tocco corto per Ruffolucci, se lo mangia Satriano che li porta via il pallone al limite dell'area, il tocco per Oristanio, uno contro uno, lato corto dell'area di rigore, Oristanio buca Prisco, fa 2-0, super gol di Gaetano Oristanio da una grande palla recuperata da Satriano che poi la lavora bene, la lascia lì ad Oristanio che punta e calcia fortissimo. 300 secondi alla fine e Bezzoni attacca sulla sinistra, doppio passo di Bezzoni, scontro Kossalter, rientra Bezzoni, calcia con il destro, paratona di Prisco in calcio d'angolo, ma non c'è più tempo, finisce qui, finisce 2-0 per l'Inter che vince con le reti di Satriano Oristanio e torna prima in classifica, solitaria vetta per i nerazzurri. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Hey, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.